Coronavirus, in Trentino 9 decessi e 476 contagi, con la provincia che finalmente dà i dati sugli antigenici. Sullo stop agli spostamenti fra comuni annunciati dal governo per Natale, Fugatti protesta. Le famiglie non potranno stare assieme. Covid-19 in Alto Adige, bilancio pesantissimo, 460 positivi e 16 morti. Aumentano i ricoverati e le terapie intensive e domani riaprono i bar e cadono i divieti sugli spostamenti. Coronavirus, Fugatti toglie l'obbligo di mascherina all'aperto e in molti insorgono contro una misura giudicata dannosa. Il sindaco di Trento Ianeselli, indossiamola sempre, può fare la differenza. Roberta, malata oncologica, per me la protezione è vita. Chiusura del servizio oncologico di Cles, l'assessora Segnana rassicura su una futura riapertura, ma i medici non ci stanno. Nulla può giustificare questa misura, è una grave mancanza di programmazione. Era finita in ospedale anche per una frattura composta all'orbita oculare. L'incubo di una trentenne trentina in stato di gravidanza, presa a testate, pugni e botte, finalmente finisce. Immanente il convivente violento. Pratiche di successione? Contabilità per professionisti? Contabilità per enti non commerciali? Contratti di affitto? Rapporti di lavoro domestico?